Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Dreaming Mary. Ripristiniamo questo salvataggio. Allora, in questo episodio proveremo ad ottenere un altro finale. Proviamo questa volta ad ottenere tutti i semi senza mai perdere un petalo, cioè rispondiamo correttamente a tutte le domande, a tutte le sfide dei vari animali, insomma. Visto che la prima volta che l'abbiamo fatto, avevamo perso il petalo con Penguin e il petalo con Fuxan. Vediamo adesso, sapendo già tutte le varie risposte, cosa succede se rispondiamo appunto correttamente a tutti. Ok, la prima ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto il primo seme e siamo a posto. Proviamo con Penguin, che poi è Penguin Del, ma io lo chiamo Penguin. Sì. E no, Glenn. Ma Glenn. Ho notato che quando è ricominciata la partita, le scritte ve le mantiene, così non dovete stare lì ogni volta a riscrivere le risposte. Perfetto. E adesso ci manca Fuxan. Orza. Sì. Sì. E dovrebbe essere qui dietro. Sì, trovata. Ed ecco qua. Abbiamo ottenuto tutti i semi senza mai perdere un petalo. Io salverei. Vediamo se per caso riusciamo a sbloccare un nuovo finale. Andiamo da Boris. Sì. Ah, ok. Però qua comunque un petalo dobbiamo sempre perderlo in cambio dell'ultimo seme. Va bene. Good girl, sweet girl, you're mine. Tu sei mia? Ho capito bene? Oh, eh sì, abbiamo trovato un nuovo finale. Tu sei mia? Questa cosa non mi piace. Allora, dalla storia si capisce particolarmente che c'è qualcosa che non va con il padre di Mary. Perché mai dovrebbe rinchiuderla nella sua stanza? E poi c'è questa figura nera, questa ombra che la perseguita. Eh sì, l'inizio di un incubo. C'è questa figura nera che la perseguita, che potrebbe essere il padre? Mary? No, non sono felice, non mi piace. Ci sarà un'altra possibilità. Grazie. Salviamo. Sì, grazie. Grazie. Salviamo qua. Comunque, dicevo, mi sembra strana questa cosa, insomma, secondo me c'è qualcosa di strano con il padre. E effettivamente, in molti, insomma, avete capito che probabilmente il padre abusava di Mary. E potrebbe essere questa la verità. Anche il fatto che Boris, mi sembra nei primissimi dialoghi con lui, faccia delle allusioni strane, tipo vai a giocare con i tuoi amici, poi faremo delle cose molto piacevoli. Queste cose non mi piacciono. Quindi sì, effettivamente c'è qualcosa che non va. Comunque, abbiamo visto un altro finale. Adesso proviamo ad ottenere l'ultimo finale. Per farlo devo ovviamente ricominciare il gioco da capo, quindi rifaccio tutto e poi vi mostro come si fa ad ottenerlo. Allora, per ottenere questo finale dobbiamo innanzitutto rispondere sbagliato a tutte le varie domande, a tutte le sfide degli animali. Quindi rispondiamo sbagliato. Oh, inquietante. Bene, grazie.
e ce ne andiamo. Poi andiamo da lui. Rispondiamo sbagliato. Non Glenn, ma una cosa tipo questa, va bene. Perfetto. Lui non diventa inquietante se rispondiamo sbagliato. Secondo me perché questo animale è in qualche modo legato allo zio di Mary. Con la Mary della realtà avevamo letto appunto che lo zio le aveva regalato quel peluche a forma di pinguino. Insomma, il pinguino dovrebbe ricordarla appunto lo zio a cui lei era molto legata. Forse per quello che lui non diventa inquietante. E aspettiamo. Aspettiamo. Perfetto. Ah. Adesso praticamente siamo rimasti con un petalo solo. Andiamo da Boris. Intanto salviamo. Adesso lui ci chiederà il nostro ultimo petalo. Però è l'ultimo. Non te lo do. No. No. Ah. Grazie, posso andarmene? Sì. Adesso ritorniamo nell'incubo. Eccoci. Salvo perché se mi prende... Praticamente all'interno dei peluche morti, se vi ricordate, ci sono le tre chiavi arrugginite che servono per aprire l'ultima porta. Via, 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 via. Noi invece ce ne andiamo senza prenderle. Vediamo un po' cosa succede se io arrivo all'ultima porta senza aver preso le tre chiavi. Quindi io quella porta là non la posso aprire. Intanto salvo perché l'ultima volta qua mi aveva preso. Sì. Oh, ecco appunto. Vai, 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 vai. Ah, sì, 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 ce l'abbiamo fatta. Però io adesso le chiavi non ce le ho. Quindi arrivo. Quella porta non la posso aprire. E poi altra cosa, non è che magari quel pesce angelo è in qualche modo la madre, rappresenta la madre, perché è un angelo, è un pesce angelo. Allora, io questa porta non la posso aprire. Ah, tu non hai le chiavi che ti servono per aprire questa porta. Ah! No, non posso muovermi. Non posso muovermi. No! E quindi non ce l'abbiamo fatta. Rimarrà per sempre nei suoi incubi. Che finale triste, anche questo, molto, molto triste. Mary? Non arrenderti! No! Non dimenticarti la chiave, sì, lo so, questo lo sapevamo già. Perfetto, ci hanno fatto ricominciare. Grazie. Perfetto. Questi erano
tutti i finali di Dreaming Mary, li abbiamo visti tutti. Ma in realtà ci sarebbe una sorta di finale extra. Praticamente, se voi trovate quattro finali, quindi il primo finale, quello in cui lei sprofonda nei suoi sogni per sempre, il secondo finale, quello che abbiamo visto in questo episodio, quindi lei comunque sprofonda nei suoi sogni, ma c'erano quelle mani inquietanti che dicevano tu sei mia. Poi un terzo finale in cui Mary non trova la chiave gialla, la chiave d'oro, e quindi nella realtà non ha modificato nulla. E il quarto finale in cui invece lei prende la chiave e scappa. Se voi trovate tutti questi quattro finali ricominciando da capo ogni volta la storia, vi uscirà una scritta con una password. Vediamo se per caso riesco anche a mostrarvi come. Sì. Allora, devo ripristinare. Dunque, questo. E intanto prendiamo la chiave, sì, poi prendiamo le altre tre chiavi, sì, questa, perfetto, veloce. Adesso andiamo nell'altra stanza con l'altro dipinto. Sì. Veloce. Adesso abbiamo tutte e tre le chiavi, la chiave d'oro. Ritorniamo nella realtà. Adesso quindi ritroveremo di nuovo il finale positivo, quello, il finale vero, insomma, in cui Mary scappa. Eccoci qua. Usiamo la chiave e usciamo. Eccoci qua. Il filmato è finito. Qui ci dice congratulazioni per esserti svegliata dal tuo sogno. Ed eccolo qua. Ora hai trovato tutti e quattro i finali, insomma, del gioco. Sentiti pure libero di esaminare i contenuti bonus della stanza di Mary. La password per il bonus è Rusty Kitchen. E questa password, come potete leggere, serve per sbloccare un file zip. Dentro alla cartella del gioco, appunto, c'è un file zip protetto da una password che quindi non si può aprire. Adesso proverò ad aprirla utilizzando la password, vediamo cosa ci trovo dentro. Oh, no, aspettate, intanto siamo ritornati nella stanza di Mary. Perché? Se avevamo aperto la porta... Ah no, sapete cosa? Mi sa che qua ci sono degli extra, perché diceva sentiti libero di guardare, insomma, gli extra nella stanza di Mary. E infatti, cara Mary, buon dodicesimo compleanno, ti ho inviato una bambola a forma di pinguino, perché ti piaceva tanto questa storia. Ma ti ho mai raccontato quella volta in cui mi persi a Kunming? Stavo guardando la strada cercando un lavoro, così avrei potuto comprare la mia casa, insomma, quando ho assistito ad una rissa in strada. Nel bel mezzo della lotta, uno degli uomini fece un passo indietro e rilasciò un'energia blu, una sfera di energia blu che spazzò via il rivale. È stato fantastico!
penso che sarebbe una cosa interessante se tu la provassi nei tuoi sogni. Ti serve soltanto una parola magica, Super Mary. Ah, sapete cosa? La Magic Word. Quando si era rotta la boccia del pesce, c'era scritto un pulsante e si poteva attivare con una password, una Magic Word. Che sia questa, Super Mary? Infatti! In ogni caso spero che... ti auguro insomma un buon compleanno e come ti ho promesso ti farò visita presto. Il zio Wendell. Ah sì, mi sa proprio che questa è la parola magica che dovremmo utilizzare. C'è una lettera nascosta dentro. Ah, questo invece è Blue Dreams. Praticamente dovrebbe essere un nuovo gioco che sta creando l'autrice di Dreaming Mary. Non è proprio un seguito, però ha detto che in qualche modo sarà collegato a Dreaming Mary, però non è ancora completo. Va bene. E poi, forse anche sopra il tavolo c'è qualcosa? Ah, ok, ringrazia l'autrice, ringrazia i beta tester. Ok, un altro ringraziamento. Basta, non credo ci sia altro. E quindi usciamo. E vuoi rigiocare al gioco o ritornare? No, rigiochiamolo e proviamo ad andare ad utilizzare la password. Sì, grazie, grazie, grazie. C'è la password, la parola magica. Forza. Sì. E andiamo. Entriamo qua. Rompiamo la boccia del pesce. No, prima devo esaminare il quadro. Adesso forse posso romperla. Sì. Ed eccolo qua. Inserisci la parola magica. Sì, no, non era esattamente questa la parola magica allora. Dunque, abbiamo detto su per me ri. Ok. Left uno. Che cos'è questa cosa? Adoken mod attivata. Nemici rimasti uno. Arena l'altro corridoio. Oh. E quindi? L'altro corridoio. Sì, proviamo a seguire un attimo il pesce. Non è che l'altro corridoio è l'incubo? Sì. Però io salvo. Ah no, aspettate, non ho preso la chiave. Ehi. Prendiamo la chiave. Anche perché mi diceva nemici rimasti uno. Non è che si riferisce all'ombra? Che cos'è questa musica? Ah! Giù! Giù a destra! Giù a destra? Z? Secondo me è una combinazione di tasti. Non so che cosa ho fatto. Ah, ok, congratulazioni. Hai vinto la battaglia e hai guadagnato un bel po' di esperienza. E siamo anche aumentati di livello. Ok. Siamo arrivati al livello 99. Hai vinto il gioco. Oh, grazie. Vuoi ritornare al titolo? Sì, io gli dico di no. E tornare al titolo? No. No. Ma cosa
credi che sia un sogno senza fine? Hai vinto il gioco! Per 5 volte, avanti, ritorna al titolo! No! Vuoi combattere? Vuoi combattere? No? Ah no, Mary! Stava per utilizzare la sfera energetica! No! No, no, va bene, dai! Però... Ah, ok, se ti stai chiedendo il perché di questo easter egg, insomma di questo finale particolare, è perché un beta tester, scherzando, ha detto che Mary dovrebbe usare questa sfera di energia. Penso che ad Oko sia la sfera di energia per sconfiggere lo Yeti. Ah, ok, il nickname, cioè è il soprannome che lui aveva dato all'ombra. Ok, praticamente sta un po' raccontando quello che l'autrice e i beta tester, insomma, hanno fatto prima del rilascio del gioco. Va bene, ma io non ci torno. Oddio, adesso si sta arrabbiando. Ora ti darò un game over. No, non darmi il game over. No? Ah, stavo scherzando. Beh, se proprio vuoi restare qui, vai a giocare al gioco un'altra volta. Ok, ci ha fatto ricominciare. Va bene, molto, molto, molto bello. Abbiamo completato al 100% Dreaming Mary, vedendo anche queste cose, appunto, extra. Come vi stavo dicendo prima, l'autrice sta lavorando ad un nuovo gioco che forse in qualche modo è collegato a Dreaming Mary. Ancora in fase di sviluppo, non si sa quando verrà rilasciato, però sicuramente appena uscirà lo proverò subito. Mi è piaciuto tantissimo Dreaming Mary. Come molti di voi mi hanno fatto notare, non sembrava un horror all'inizio, insomma siamo in questo sogno, è tutto rosa, tutto luccicante, carino, ci sono gli animali parlanti, quindi era molto carino come gioco, però non era un horror. Poi è arrivato l'incubo e lì insomma si è cominciato a capire anche un po' di più la trama. La madre e Mary avevano questo potere di poter cambiare la realtà attraverso i sogni. La madre purtroppo non si è mai svegliata da un suo sogno e probabilmente il padre abusava della piccola Mary, tanto che lei lo vedeva come questa figura nera mostruosa, e anche appunto tutti i riferimenti che Boaris faceva, faremo delle cose divertenti insieme, molto piacevoli, anche il fatto di dammi un tuo petalo, io ti darò un mio seme. Ci sono un po' di ambiguità in queste frasi, quindi sì, secondo me il padre abusava un pochino di lei. Comunque molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, bellissima la storia, bellissima la grafica, le musiche sono splendide, quindi veramente un RPG fatto stra bene. Quindi abbiamo concluso Dreaming Mary, quindi possiamo fermarci qua. Lasciate un mi piace o un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!